Ciao ragazze, eccoci con un nuovo tutorial coloratissimo per questa stagione. Non possono assolutamente mancare i nostri pigmenti Caribe. Eccoli qua, sono sei bellissimi tutti quanti. E continuate a seguire il video per scoprire come ho realizzato questi bellissimi disegni. Io ho già pronta la mia tip con Simple Black opacizzato, per non far aderire i pigmenti a tutta la superficie della mia tip. Utilizzerò il pennello Elegant Lines. Vi ricordo che li trovate tutti quanti sul sito www.emotionnails.com. Naturalmente, se volete vedere anche gli altri prodotti, altri tutorial, basta guardare nella pagina, nella sezione video, e ne troverete tantissime altre idee, e continuate a seguirci perché ne postiamo sempre di nuovi. Se volete invece mettere le vostre prove, potete seguirci sul gruppo I Love Emotion Nails, in cui potete fare anche domande e postare le vostre realizzazioni. Ecco, io sto realizzando un fiore molto stilizzato perché la bellezza di questi pigmenti è che potete fare anche un decoro molto molto semplice, ma i pigmenti lo renderanno davvero particolare. Vi ricordo che sono anche neon se li mettete alla luce UV LED. Quindi per l'estate sicuramente andranno a ruba. Eccoci qua. Naturalmente questo è solo un esempio, voi potete sbizzarrirvi e creare i decori che più vi piacciono. Blocco il colore 10 secondi, non di più, perché essendo un colore senza dispersione, se lo lasciate di più in lampada rischieremo di non riuscire a far aderire i pigmenti. Ecco qua, 10 secondi. Utilizzeremo questo applicatore. Io prendo il colore rosa intanto. Vedete, prendo la parte del rosa e vado a colorare il mio fiorellino. Con il pennello ventaglio togliamo l'eccesso del pigmento. E se volete fare ad esempio il centro del fiore con dei puntini di un altro colore, sempre con il bianco, andiamo a fare i puntini. E blocchiamo sempre 10 secondi, poi andremo ad applicare l'altro colore. Quindi 10 secondi in lampada a diodi. Ecco qua, perfetto, in modo che rimanga comunque un pochettino di dispersione che ci servirà per far aderire il pigmento. Eccoci qua. Anche qua togliamo l'eccesso e guardate che bellissimo effetto. Blocco qualche secondo ancora in lampada il pigmento e vado a sigillare la mia tip. Utilizzando questo metodo non andiamo neanche a sprecare il pigmento che solitamente va utilizzato a spruzzo sul colore non polimerizzato. Io faccio polimerizzare e vi rifaccio vedere tutti i nostri pigmenti. Ecco qua.
il risultato finale. Spero che vi sia piaciuto questo tutorial e se vi è piaciuto continuate a seguirci. Ciao!